Scambio 3-2, ancora lo scambio con Rabiot, che arriva a limite dell'area, può allargare sulla sinistra, lo fa adesso un po' impreciso per le Kostic, che può puntare la porta e tirare. Gol. Vantaggio Juve! Kostic e il golino, non lo possono guardare! Biancone di vantaggio al 22esimo minuto con un super gol di Filip Kostic. Non solo assist per questo ragazzo, anche concretezza davanti alla porta. 1-0 Juve, bellissima la giocata di Rabiot e Vlahovic in mezzo al campo, che arrivano a ridosso dell'area di rigore. Ennesimo scambio, Rabiot si allarga bene, serve Kostic che si ferma, guarda la porta e spara nell'angolino basso. Vantaggio Juventus. Abbiamo detto cosa può fare Vlahovic, vedi, ha fatto gioco. Esatto, sì, ma Barella è davanti mosso. A Onana, gli toglie pure la visuale, allora, non marca nessuno, è tre metri dietro. Barella non si è neanche arrabbiato. Rabiot, secondo Barella, tocca con la mano, effettivamente il tocco è abbastanza dubbio, ci sarà eccolo, un VAR. Eccolo, oh, è mano, dai, è mano, è mano. Questo è mano. È mano, è mano. Se la tocca è mano tutta la vita. Se la tocca è mano, esatto. Certo, se la tocca è mano tutta la vita. Adesso ci sarà. C'è il VAR. Sì. Ma Barella, io ho visto che non si è neanche arrabbiato. Ha detto ai suoi compagni la toccata di mano. Cioè, Barella proprio sicurissimo. Eccolo qua. No, Barella è sicuro, poi bisogna vedere se è vero. No, ma se il movimento è. Allora, se la palla la tocca Rabiot, in quel momento lì è mano tutta la vita. Sì, sì, sì. Sembra proprio. Bisogna mano. Capire se l'inquadratura aiuta o no, dal davanti o no. Però se la tocca. Sì, è no, mano, è mano, è mano. Aspetta, che qua con gli anni si sa mai. Si sa mai qua che ogni no, tanto. No, beh, ma. A meno quello che abbiamo visto da quell'inquadratura sembrerebbe dalle immagini una telecamera che certifichi. Comunque, posso dire insomma, adesso una così lunga guarda. Attesa vogliono essere sicuri, cioè, che l'abbia toccata, però dicono. Penso di sì. Parlano che sia quello Filippo. Lei mai sentita sta roba? Io si sta valutando con più lunghezza, insomma, con più precisione, perché il giocatore mentre tocca è in sospensione, che cambia? Vabbè, ma ha preso di mano. Non è che rigore in area di rigore, se tu lo crei per dire saltando o non saltando, te la porti non è avanti mano. Con la mano. No, ma che perché poi vizia il gol. Non so perché sia così lunga, cioè noi qua è parte il gol è buono. Validato, ragazzi. No. È una vergogna, ecco, se è una vergogna. Se il gol è una vergogna. Beh, ragazzi. Lo spiegheranno. Beh, perché non puoi stare due minuti a guardare una roba che è palese. Cioè, no, non è che sono impazziti, capisci? No, però voglio tu dire. Cos'hai visto? Ma ragazzi, dai. Tu cos'hai visto? Ma no, ma infatti voglio capire, dai, perché sono rimasti due minuti e mezzo su sta roba qua. Beh, lì, no, qui no, questa di Vlahovic non è nulla. Non c'è questa è pancia. Quando Vlahovic tocca sul tocco di Rabiot, Vlahovic ha il braccio attaccato. Dai. Vantaggio Juve, confermato. Vedi? Poi capiremo perché. Poi in questi casi sarebbe carino capire anche i dialoghi tra la sala VAR e l'arbitro, certo, per capire, certo, che cosa diavolo si sono detti. Questa è il quarto uomo, adesso dice, ma un fallo nel secondo tempo ce lo fischiate o no? Adesso. Sto raccontando. Mkhitaryan cerca di centrocampo. Locatelli recupera la palla benissimo in mezzo al campo, può andare alla Juventus, siamo 2-3. Aia. C'è Chiesa a sinistra, Locatelli a destra, entra Chiesa in area di rigore, può andare dentro l'area, palla per Locatelli! Onana! È Onana che la mette in rimessa laterale con una smarata miracolosa, smanacciata miracolosa, la toglie dalla portata. Sì, sì. Di Locatelli a toglierla Lautaro all'ultimo momento, mentre in calcio d'angolo. Corner per l'Inter, ci dalla destra. Ma Lucci secondo gli Allegri in panchina. Che immagine! Come due innamoratissimi. Che meraviglia! Questa è un'immagine stupenda, che però, meraviglia, ragazzi. Scusate, veramente bella. Lucci è il team manager, mi sa. Sì, Lucci è il team manager, esatto. Ciala, cosa c'è? C'è un VAR? Perché? Onana in area di rigore. Anche Onana in area di rigore. Corner per l'Inter, dalla destra. Parte Ciala, arriva al cross in mezzo, non hanno anticipato. No. Poi Amici al volo, bello. Bello. Sinistro alto sopra la traversa. 1:50 alla fine. Questa è una partita che tu non ti puoi neanche arrabbiare. Qui sei proprio demoralizzato. Vedendo sta squadra sei demoralizzato. Sì, sì, è vero. Perché non c'è neanche l'arrabbiatura. L'arrabbiatura è quando tu giochi una partita e poi dici, vabbè, la perdi. Ma qui il gioco proprio non esiste. C'è da proprio parte io voglio sentire stanotte cosa dici. Con chi ce l'hai? Con Inzaghi. Lui lo sa, lui. Con Inzaghi. Beh, ma noi speriamo, guarda, da qui alle 20.